vera bellezza e non vedo l'ora di darla via al prezzo giusto. Ok, sta iniziando a farmi paura. Davvero. Allora, sto lavorando a delle cose chiamate potenziatori. Ne ho alcuni quasi pronti. Mi serve solo qualcosina per ultimarli. Nella base dovrebbero esserci dei palloncini di pizzi. Prendili e portameli. Ancora due. Ok, ancora uno. Ok, quello era l'ultimo. Portali nella camera potenziatori, così finiamo il lavoro. Ok, ora equipaggia questi potenziatori. Come? Se questo fosse un videogioco, basterebbe andare al menu. Attenzione, giocatore! Eh? Perché ora inizio a sentire le voci? Perché devi imparare alcune cose, e gli studi hanno dimostrato che questo è il modo migliore. Equipaggi i potenziatori nella scheda personaggio. Ce ne sono di varie categorie. Potenziatore. Ora passa a quello arma. Seleziona l'arma da potenziare. Puoi equipaggiare quei potenziatori solo ad armi di livello 2. Ora vai a fare casino. Mi sento diverso. Ah già, i potenziatori si attivano solo se combatti con stile. Questo è l'indicatore di stile. È tuo amico. Usa le combinazioni di acrobazie per riempirlo. Rimbalza, grinda e oscilla. Non fermarti mai. Accumuli stile anche uccidendo, mentre grindi, rimbalzi e fai acrobazie. Devi allenarti. Vai al parcheggio e attiva il tuo primo potenziatore. Rimbalza sulle auto e grinda sui cavi per raggiungere il livello stile 1. Scegli un potenziatore da equipaggiare con l'arma. Però il potenziatore eroe è attivo. Bene, per il potenziatore arma ti serve il livello stile 2. Grinda e rimbalza per guadagnare stile. Ma mi ascolti! Per accumulare stile, devi usare le acrobazie! Non è paramuretto! Sali sui cavi e rimbalza sulle auto! Muoviti e spara! Fantastico! Davvero! Ora prova il potenziamento! Usa l'arma alta fedeltà! Ciò che hai imparato per finire gli occhi. I vari potenziatori si attivano a livelli di stile diversi. Quelli eroe si attivano a livello stile 1. Quelli arma e corpo a corpo a livello stile 2. Quelli epici si attivano a livello stile 3. Allo stile massimo, tutti i potenziatori impazziscono! Se non ti muovi e non fai niente, l'indicatore di stile si svuota. Quindi muoviti e uccidi. Non distrarti,
Abbiamo quasi finito. Ecco il contatore di combo. Uccisioni multiple, combo acrobatiche ti danno dei bonus. Più riempi il contatore, più velocemente accumuli stile. Da paura! Il mio lavoro è finito! Non fare casino! Sì, e vai! Woohoo! Questo sì che è combattere con stile! Torna qui, ho delle buone notizie! Ho costruito una cosa per te, perché... Bene, sarà divertente. Quando avrò finito di cucinare, avrai un potenziatore. Cuciniamo per creare dei nuovi potenziatori. E credimi, ne hai davvero bisogno. Ricorda, appena inizierò a cucinare questa roba, gli OD arriveranno di corsa. La cosa più importante, tieni quei figli di puttana lontani dai contenitori. Se fallisci, non preoccuparti, è l'epicalisse. Puoi sempre riprovare. Ho piazzato barricate e trappole intorno alla base, ma non reggeranno a lungo. Vai fuori e impedisci agli OD di entrare nella base. Bene, non resta che girare la valvola e iniziare a cucinare. Mettiti davanti a loro prima che riescano a entrare nella base. Ehi, sono le barricate esterne. C'è un gruppo di OD a una delle barricate. Usa il compensatore termico per incendiarlo. Stanno distruggendo le barricate interne. Sono nella base. Non devono raggiungere i contenitori. Non fargli superare le barricate. Base, grinda e rimbalza. Ecco, hanno superato le barricate esterne. Tutte le barricate esterne sono andate. Stanno per distruggere le ultime barricate. Continua a girare intorno alla base, grinda e rimbalza. Fare questa cosa di notte? Questo overcharge è sensibilissimo agli ultravioletti. Ho avuto dei problemi quando ho tentato di farlo di giorno. Thank you.
tu, Hazjack, hai... Porca troia, che effetti speciali!